sospettose potteriane che stanno guardando questo video. In occasione dell'uscita del film Animali Fantastici e Dove Trovarli, ho realizzato un tutorial magico per voi dedicato al film. Qualche giorno fa su Instagram avevo lanciato una sfida: chiunque avesse indovinato il DIY che stavo preparando sarebbe stato nominato in questo video. E una delle pochissime che è riuscita a indovinare quale DIY stessi preparando è Anna, della pagina Ollivander Time. Andatelo a vedere perché fa delle cose meravigliose, anche lei fa dei tutorial, e dunque vi lascio il link qui, anzi no, qui sotto in descrizione. Complimenti Anna, il tutorial in questione è come costruire un asticello. Che carino, è un simpatico animaletto calmo e pacifico che vive negli alberi, vicino agli alberi. Passiamo subito allora al tutorial per costruire il nostro piccolo Picket. Allonzi! Per prima cosa andiamo a tagliare tutte le parti del corpo dello scheletro del nostro asticello. Dovremo dunque misurare e tagliare un filo abbastanza lungo da poter formare una gamba, il busto e la testa dell'asticello, tutto in un unico pezzo. Un filo che formi entrambe le braccia, uno per una gamba e uno per l'altra. Ed infine tre fili corti per formare le due dita e una delle due ramificazioni che è in cima alla testa. Al momento non è importante che le misure o le pieghe siano precise, poiché per ora dobbiamo solamente individuare i punti delle saldature che dovremo fare. Trovati i punti in cui unire i vari pezzi, arrotolate del filo di rame per fare in modo che i due fili di ferro non cambino posizione. Se siete in grado di effettuare delle saldature, ora è arrivato il momento. Se invece non avete l'attrezzatura adatta, potete utilizzare la colla a caldo o delle fascette termorestringenti che potete trovare online o in ferramenta. In questo caso ho usato la saldatrice e anche le fascette termorestringenti. Dopo aver assicurato tutte le parti, potrete piegare le gambe e braccia ed eventualmente accorciare i fili se sono troppo lunghi, per dare la posizione definitiva al nostro animaletto. Fatto ciò, prendete due foglioline della grandezza che preferite e ricopritele interamente di colla vinilica. Questo servirà a renderle meno fragili e più durature. Con il materiale che avete scelto, tra argilla, fimo o DAS, ricoprite tutto lo scheletro in ferro senza lasciare nessuna parte scoperta. E non scordatevi di inglobare le due foglioline. Fate particolare attenzione a modellare gli occhi, le guanciotte e la linguetta, poiché sono queste a dar vita al nostro asticello. Ricoprite poi tutto quanto con uno o due strati di colla vinilica. Una volta che la colla si sarà asciugata, possiamo dipingere tutto l'asticello seguendo i colori originali.
Io ho fatto un primo strato omogeneo di verde e poi mano a mano ho aggiunto varie sfumature di verde più chiaro e più scuro, il marrone, il giallo e il nero per gli occhi. Come tocco finale ho preso dell'erbeta da miniatura che potete trovare o nei negozi specializzati o online e con uno strato di colla vinilica l'ho posizionata sulle spalle e in alcuni punti delle gambe e braccia. E questo è tutto. Avrete fatto, finito, creato il vostro piccolo asticello Picket. Come avete potuto vedere, non è impossibile crearlo e nemmeno troppo difficile. Ci vuole solo un po' di manualità per l'espressività, per dare un'espressione al nostro piccolo asticello. La dimensione la potete scegliere voi, se più o meno grandino così, che è più o meno forse un po' più grande di quello che mostra il trailer di Animali Fantastici. Altrimenti potete fare anche un mini Picket, e io l'ho fatto, è veramente minuscolo e non ha nessun supporto di ferro, nulla, l'ho fatto solamente con il fimo Air, che è un fimo praticamente che non va cotto ma semplicemente si asciuga all'aria come il DAS. E con Picket grande e Picket minuscolo vi ringrazio di aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale per altri video del genere. Un saluto e ci vediamo al prossimo video. Thank you.